Sono Rondinelli Giampietro, il presidente dell'associazione musicale AMPAS. La nostra associazione nasce nel 1991 come associazione senza scopo di lucro e, conseguenza dell'associazione del complesso bandistico Città di Filadelfia, istituito nel 1978 a guida del professore Gugliotta. Quindi è da 45 anni che operiamo sul territorio. Siamo una realtà musicale. L'evento di stasera rientra in uno dei tanti eventi che ci sono durante tutto l'anno ed è un appuntamento ormai tradizionale da oltre 15 anni che facciamo in quel di Filadelfia. Il concerto di Natale per noi è un appuntamento molto importante e siamo molto emozionati quest'anno perché abbiamo il cambio maestro. Abbiamo il nuovo maestro, maestro Francesco Serratore, che ci dirigerà e chi è presente in sala avrà il piacere di ascoltare un programma abbastanza variegato che va da genere classico, della musica classica, quale per esempio il Brindisi e la Traviata, per poi generare in brani tipici moderni come il Christmas Medley, Jingle Bell Rock, il We Are the World. Quindi tutti brani pensati ad hoc per intrattenere al meglio e non far appesantire tantissimo quella che è la platea. Siamo sempre orgogliosi e onorati di poter fare parte anche nello splendido auditorium che mette a disposizione l'amministrazione comunale. E quindi siamo qui anche per augurare a tutti buon Natale con la nostra musica. Un augurio importante e buon Natale a tutti da parte dell'AMPAS.